Fra Filippo di Tommaso Lippi fu con Beato Angelico e Domenico Veneziano il principale pittore attivo a Firenze, facente parte della generazione successiva a quella di Masaccio. Secondo il racconto che ci ha lasciato il Vasari, Filippo aveva vissuto in un convento fino a quando aveva 8 anni e si era successivamente fatto frate, fino a diventare cappellano presso la chiesa di Santa Margherita di Prato. In questo frangente, il famoso frate pittore, trovandosi a dover dipingere il volto di una sua Madonna per una pala d'altare, avrebbe chiesto come modella alla madre abbadessa una delle suore del convento, una certa Lucrezia Buti. Inutile dire che per richiederla come volto da prestare alla Madonna, Filippo dovesse trovarla veramente di una bellezza ultraterrena. La madre abbadessa concesse l'autorizzazione, ma la fiducia non fu ben riposta, visto che la vicenda si concluse con il rapimento della suora da parte dell'esuberante frate Lippi nell'anno 1456. Da questa relazione l'anno successivo nascerà Filippino Lippi, che sarà anch'egli pittore di grande talento. La nascita del pargolo avvenne prima che i due religiosi ottenessero una speciale dispensa papale grazie all'interessamento di Cosimo il Vecchio. Il tondo Bartolini appartiene al genere tedeschi da parto, di cui si conoscono molti esemplari nel 400 fiorentino. L'iconografia però è del tutto insolita. La Madonna è seduta in primo piano su un trono collocato in tralice. Sullo sfondo si svolgono episodi relativi alla sua storia, la nascita e l'incontro dei genitori. Il dipinto entrò molto presto a far parte della collezione granducale, forse già nel secolo XVI, come indicherebbe la grafia di alcuni antichi numeri di inventario dipinti sul retro. Il formato tondo di grandi dimensioni fu uno dei primi del Rinascimento e fece da ispirazione sicuramente a Sandro Botticelli e altri artisti del secondo Quattrocento. Il bambino è posto sul grembo della madre, a sua volta seduta su una sedia di cui si intravedono alcune curiose volute lignee che farebbero quasi anticipare un gusto barocco. L'acconciatura della Vergine è quella in voga tra gli anni 60 e 70 del secolo, con finissimi veli intrecciati, ornati di sottili fili perle. Anche l'abito è ricco ed elegante, come dimostrano i gioielli applicati o la bordatura dorata. La Vergine e il bambino tengono in mano una melagrana, simbolo di fertilità e di regalità, dalla quale il bambino ha estratto un chicco che mostra la madre, con l'altra manina. Sullo sfondo, in una complessa partitura architettonica unificata dalla prospettiva lineare, si svolgono 3 scene legate alla nascita di Maria: l'incontro alla porta d'ora di Gioacchino e Anna a destra, la nascita della Vergine a sinistra, con la vista di alcune donne al centro. La scelta della scena richiama un tema allora molto discusso nel Quattrocento, cioè la concezione immacolata di Maria da parte di Sant'Anna, evidenziando il miracoloso concepimento di Maria durante l'incontro alla porta d'oro, senza atto sessuale quindi. Tra i modelli della composizione ci sono opere scultoree come la Porta del Paradiso di Ghiberti. Il retro del dipinto contiene un disegno di uno stemma araldico, quello dei Bartolini, la famiglia dei committenti. In questa foto vediamo l'attuale collocazione del dipinto all'interno della Galleria Palatina a Palazzo Pitti a Firenze. La Madonna con il Bambino di Filippo Lippi, meglio conosciuta con il nome di Lippina, presenta una composizione e l'uso del colore estremamente innovatori e in anticipo sui tempi. Il gruppo è collocato in modo del tutto originale davanti a una finestra aperta che mostra un paesaggio a volo d'uccello, dilatato fino alla linea d'orizzonte, ispirato alla pittura fiamminga. In primo piano si trova la Madonna, nelle cui fattezze si celerebbe un ritratto della monaca e amata di Filippo, Lucrezia Buti. Il volto è malinconico ed è atteggiato nella posizione dell'adorazione del figlio. Essa è seduta su una seggiola e posta a 3/4, mentre la testa è di profilo. L'acconciatura elaborata con veli trasparenti e perle è un dettaglio di estremo virtuosismo che venne ripreso in tutto il secondo Quattrocento fiorentino. Le perle che compaiono sullo scollo del vestito, sull'acconciatura e sul cuscino erano simbolo della purezza. Nuovo è il taglio all'altezza del ginocchio, così come la disposizione del bambino che è retto anziché dalla Madonna da 2 angeli, uno voltato e sorridente in primo piano, con le fattezze del piccolo Filippino, figlio della loro unione, e un angelo semi-nascosto dietro. L'atteggiamento giocoso dell'angioletto bilancia la gravità pensosa della Vergine, con un risultato di sorprendente equilibrio.
Lo spazio, anche per la figura in primo piano, è illusionisticamente dilatato, come suggeriscono la disposizione in profondità degli angeli e alcune linee forze prospettiche, come l'ala dell'angioletto in primo piano, che si proietta fuori dal dipinto, oltre la cornice. Anche le ginocchia leggermente ruotate della Vergine contribuiscono a sottolineare questo effetto. Straordinario l'innovativo uso del colore, con un effetto di unità atmosferica che soltanto Leonardo, decenni dopo, seppe riprendere. L'effetto naturalistico dell'insieme sorprese i contemporanei, che cercarono di replicare gli effetti senza riuscirci appieno.